Ciao a tutti, immagino che praticamente chiunque abbia sentito parlare di Giotto e delle sue meravigliose opere, ma se ne sapete ancora troppo poco vi dico il mio video qui. Ma cosa ne sappiamo invece di chi ha insegnato a Giotto a tenere in mano un pennello, del pittore che ha iniziato a dare sentimento e umanità al volto delle Madonne e ha regalato dei gran bei muscoli a Gesù Cristo? Se volete saperne di più ne parliamo ora insieme nel mio video. Io sono Kia e questo è il canale Popcorn Arte, nato dal mio amore per l'arte, la storia e le curiosità, dove parliamo di temi anche seri in modo leggero e gossiparo. Allora, oggi parliamo di Cimabue. Di lui sappiamo molto poco, a partire dal suo nome. Secondo alcuni, il vero nome di questo artista, infatti, era Cenni di Pepo, forse abbreviazione di Bencivieni di Giuseppe, chiamato Cimabue per la sua tracotanza e il suo orgoglio. E non chiedetemi perché Cimabue debba essere considerato un soprannome adatto ad un tipo orgoglioso, perché davvero non ne ho idea. Secondo il Vasari, invece, il nome del pittore era Giovanni della famiglia dei Cimabue. Unici dati conosciuti con una certa sicurezza sono che nacque a Firenze intorno al 1240 circa. Non si hanno molte notizie sulla sua giovinezza. L'unico che tratteggia brevemente un'immagine dei suoi anni giovanili è il Vasari, che ci racconta come Cimabue, ancora ragazzo, fosse stato destinato dal padre allo studio delle lettere presso un loro parente che insegnava grammatica ai novizi del convento di Santa Maria Novella. Il giovanotto però non si applicava molto allo studio e il Vasari ci racconta che passava le ore a disegnare sui fogli e sui libri immagini di uomini, cavalli e palazzi. Insomma, come ogni buon studente distratto e annoiato dalla grammatica, scarabocchiava. I suoi però non erano semplici scarabocchi, perché lui era Cimabue. Sempre il Vasari ci racconta che un giorno arrivarono a Firenze dei maestri pittori greci. Con questo termine probabilmente si vuole indicare dei bizantini o pittori che dipingevano nello stile bizantino. Questi artisti iniziano a dipingere proprio la Cappella dei Gondi, che si trova esattamente al lato di Santa Maria Novella. Dopo l'arrivo dei pittori greci, o bizantini che fossero, Cimabue non si accontenta più di essere distratto e disegnare durante le lezioni, ma comincia a scappare e a bigiare la scuola per andare ad ammirare tutto il giorno i pittori che stavano lavorando alla cappella. Alla fine, anche su consiglio di questi pittori, il padre si rassegnò all'idea che non si potesse fare di quel ragazzo un letterato. E Cimabue cominciò ad esercitarsi nella pittura, seguito da questi artisti finché la sua bravura divenne tale da superare i suoi maestri. Tale fu la maestria raggiunta dall'artista che il Vasari racconta che Cimabue, per non essere visto mentre dipingeva una Madonna e volendo che venisse ammirata solo da finita, decise di dipingerla in alcuni orti vicini a Porta San Pietro. Questo anche perché voleva godere di una migliore aria e illuminazione. Ecco, questa cosa di Cimabue che dipingeva en plein air a me fa un po' strano, però prendiamo per buono quello che ci racconta il Vasari e godiamoci la storia, che vuole essere anche un po' una leggenda sulla bravura di questo artista. Comunque sia, mentre Cimabue se ne stava a dipingere in giardino per godersi l'aria e la luce e tenersi alla larga i vari rompiscatole che continuano ad andare a chiedergli se avesse finito e pretendevano di vedere l'opera ancora incompiuta, passò proprio di lì, guarda un po' il caso a volte, il re Carlo d'Angiò. Come mai il buon Carlo si stava facendo una passeggiata proprio tra gli orti di Firenze? Presto detto, il sovrano era stato chiamato da Papa Urbano e stava raggiungendo la Sicilia per entrare in possesso dei territori che il pontefice gli aveva affidato per sottrarli a Manfredi di Svevia. E se scendi in Italia per conquistare il Mezzogiorno, non vuoi farti una gitarella tra gli orti di Firenze? Il re viene quindi condotto ad ammirare la tavola di Cimabue e ha l'onore di ammirarla per primo in assoluto. Dopodiché una folla si accalca per ammirare la meravigliosa opera e quella che ne uscì fu una vera e propria festa, tanto che quel quartiere, secondo il Vasari, venne chiamato Borgo Allegri proprio per quell'accadimento. La tavola della Madonna venne infine scortata dal popolo festante fino in chiesa con una vera e propria processione con tanto di trombe al seguito. Sappiate che ancora oggi si trova a Firenze una strada chiamata Borgo Allegri tra via San Giuseppe e piazza dei Ciompi, ma è così chiamata dal nome di una famiglia che vi aveva le sue case fuori dal secondo cerchio delle mura. C'è da dire però che in Borgo Allegri si trovava veramente la bottega e lo studio di Cimabue. Insomma, si sarà capito che il Vasari non risparmia le lodi per Cimabue. Un po' più secco invece Dante, che nell'undicesimo canto del Purgatorio scrive: «Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e tora a Giotto il grido, sì che la fama di colui oscura». Lapidario alla Dante. Ecco, senza voler essere così cattivi, è innegabile che la vecchia storia dell'allievo che supera il maestro per Cimabue è stata una bella fregatura. Ora però bando alle ciance e vediamo insieme qualche opera e le caratteristiche principali di questo artista.
Cimabue, come abbiamo già detto, si forma in quella che è la corrente bizantina. È cosa abbastanza certa che Cimabue si formò nel cantiere della decorazione del battistero di Firenze, dove lavorava Coppo di Marcovaldo. Quindi, figure idealizzate, statiche. Ma riuscirà a superare quella corrente artistica trovando uno stile molto personale, con figure che gradualmente si fanno più realistiche ed esprimono umanità ed emozione. La sua più antica opera conosciuta è il Crocifisso di San Domenico ad Arezzo. Come in altri dipinti di questa tradizione, ad esempio il Crocifisso di Giunta Pisano che Cimabue riprende, la posizione del corpo di Cristo è codificata. Cristo è morente, ha il corpo molto inarcato, gli occhi chiusi e il volto fortemente piegato sulla spalla. Tuttavia qui la posizione di Cristo viene portata all'estremo, il corpo è più piegato, il volto più abbassato, quasi un modo per portare al massimo l'espressività. I muscoli sono molto semplificati e strutturati in stile bizantino. Non troviamo un'attenzione all'anatomia umana. Cimabue utilizza delle righe scure sottili per ottenere il volume del corpo. Il risultato è un Cristo tartarugato che non disprezza la palestra. Nei terminali troviamo le immagini dei dolenti, Maria e San Giovanni Evangelista. I visi riprendono ancora la tradizione bizantina, ma sono qui ripresi nel momento del massimo dolore, mentre si sostengono i volti con una mano, esprimendo così il loro profondo rincrescimento. Anche le vesti sono ancora legate alla tradizione bizantina, con panni drappeggiati con lumeggiature dorate, che vengono utilizzate da Cimabue negli anni giovanili per rendere il senso delle pieghe delle vesti. Cimabue dipingerà inoltre molte maestà, cioè il tema di Maria che sostiene in braccio il bambin Gesù benedicente. Sia nella maestà del Louvre che in quella a Trinità le figure campeggiano ancora su fondo dorato e le dimensioni sono simboliche, infatti la Madonna e il bambino sono più grandi perché sono più importanti. La maestà del Louvre venne dipinta intorno al 1280. In questa opera è amplificata la maestosità tramite un ampio campo intorno alla Madonna e migliore è la resa naturalistica, pur senza concessione al sentimento. Ad esempio, la Madonna e il bambino qui non si guardano neanche e le loro mani non si toccano. Insomma, qui qualcuna non è proprio la madre dell'anno. Nella chiesa di Santa Trinità a Firenze era conservata un'altra maestà di Cimabue, ora la trovate agli Uffizi, della quale non si conosce la data, ma che viene attribuita un momento più tardo, tra il 1290 e il 1300. La principale novità di questa pala è il maggior senso tridimensionale del trono di Maria, nonostante la posizione frontale, che crea un vero e proprio palcoscenico al di sotto del quale si apre un loggiato concavo e qui trovano posto i busti di Geremia, Abramo, Davide e Isaia, che sembrano affacciarsi, insomma spuntano un po' come dei talpini o dei suggeritori nel gobbo a teatro. Le espressioni sono anche più dolci e l'immagine della Madonna ne risulta umanizzata. Un'altra delle sue maestà si trova ad Assisi. Mostra la Madonna col bambino in maestà tra quattro angeli e una rappresentazione di San Francesco in piedi a destra. Maria tiene il bambino sulle ginocchia con una sciolta posizione asimmetrica. Gesù tende una mano e afferra con naturalezza un lembo della veste della madre, mentre Maria dalle dita lunghe affusolate gli accarezza un piedino. Insomma, qui abbiamo una situazione un po' meno da telefono azzurro rispetto alla pala del Louvre. Gli angeli, sorridenti e rivolti allo spettatore, si dispongono intorno al trono. Sono scalati su due file e non è chiaro il punto di appoggio su cui stanno, ma tanto sono angeli, possono lievitare come gli pare. Tra gli angeli spicca soprattutto il volto di quello in basso a destra, un volto enigmatico e sorridente. Il San Francesco è simile a quello ritratto in una tavola conservata nel Museo di Santa Maria degli Angeli. Si tratta di una delle più antiche rappresentazioni del santo, anche se le ridipinture successive impediscono di trarne conclusioni sulla reale fisionomia. È scalzo, indossa il saio e ha un aspetto giovanile, con una corta barbetta e la chierica. Fissando il fedele, mostra con evidenza i segni delle stimmate sulle mani e sui piedi, nonché sul costato, grazie a uno squarcio all'altezza del petto. Il santo aveva originariamente delle orecchie molto grandi, attenuate dalle ridipinture successive. Oddio, non è che adesso sia tanto meno sventolone. E qui, ad Andrai, levati proprio. A partire dal 1288 Cimabue, aiutato da alcuni allievi, comincia a dipingere la Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, con missione che giunge direttamente dalla Curia Romana. È difficile avere un'idea degli affreschi assisiati di Cimabue e della sua bottega, perché oggi sono i più danneggiati della Basilica Superiore. Infatti Cimabue usava per dipingere la biacca o bianco di piombo, il quale, oltre ad essere simpaticamente molto cancerogeno, aveva la tendenza ad ossidare, cosa che ha reso scuri i toni originariamente chiari e quindi l'impressione è di essere di fronte ad un negativo fotografico per quelli che come me hanno qualche anno in più e si ricordano come erano fatti i negativi fotografici.
Ne è un esempio la crocifissione nel transetto destro, ma nonostante la visione alterata dall'ossidazione è possibile ancora ammirare i movimenti della folla ai piedi della croce, l'accasciarsi della Madonna, la Maddalena con le braccia innalzate verso il corpo di Cristo, gli angeli disperati che si tengono le mani sulla testa per esprimere tutto il loro umano dolore. Nel 1301 Cimabue si trova a Pisa, dove firmò per l'esecuzione di una grande maestà con storie sacre per la chiesa dell'ospedale di Santa Chiara. Ma il 19 marzo del 1302, appena 4 mesi dopo, un documento fiorentino parla degli eredi di Cimabue riguardo ad una casa nel popolo di San Maurizio a Fiesole e il 4 luglio di quell'anno al Camerlengo di Pisa vengono consegnati alcuni oggetti, dei guanti di ferro, una tovaglia e poco altro, appartenuti al pittore che quindi doveva essere morto mentre attendeva questa commissione per il Duomo di Pisa. E qui chissà se alla fine tutti quegli anni ad usare bianco di piombo. In ogni caso Cimabue lasciò ai posteri un nuovo modo di esprimersi e di interpretare, una nuova capacità di far fiorire sentimenti e umanità in quelle che erano immagini statiche, un nuovo linguaggio e una ricerca di naturalismo che tuttavia nasce dalla tradizione e non la supera mai totalmente, un'enorme eredità che dopo di lui sarà raccolta dal più brillante dei suoi allievi, Giotto. Vi ringrazio per essere stati con me e per quei pochi che sono rimasti fino alla fine spero di rivedervi presto con un nuovo video di Fatti Misfatti della storia dell'arte. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e datemi un bel like. Ciao!